sicuramente questo anniversario tondo e importante mi colpisce perché c'è senz'altro stata una particolare attenzione dei media e dei giornali. Io in questi 40 anni naturalmente ci sono stato e ho visto che insomma, per attraversare la notte della Repubblica, cioè il terrorismo e la sua eredità, c'è stata molta strada da fare per molti anni, ma io direi per molti decenni. Tutto questo sarebbe stato impensabile in quanto un velo d'oblio era caduto su quella stagione. C'è stato il caso di Cesare Battisti qualche settimana fa che ha riportato in auge quella stagione. E allora noi cerchiamo sempre di fare memoria, perché la memoria è una cosa importante in una comunità, perché insomma, la violenza politica c'è stata in questo paese, è stata una cosa orribile, e bisogna raccontarla per quella che è stata, appunto, non per così, pulsioni giovanili e romantiche per cambiare questa società ingiusta, ma l'idea di ammazzare le persone, di utilizzare le pallottole, il piombo come quello degli anni 70, appunto, per tentare un sovvertimento democratico delle istituzioni repubblicane, perché di questo parliamo. Lo Stato ha risposto, ha sconfitto il terrorismo, lo ha fatto con le leggi ordinarie, quindi senza dover ricorrere a stravolgimenti dei principi, che è una cosa importante, io credo, in una democrazia. E oggi ogni tanto si affacciano teorie nuove, anche un po' complottiste, circa, come dire, quegli anni. Io penso che la lettura dello storico sia utile per inquadrare il contesto, ma poi i processi e le responsabilità penali sono un'altra cosa, e lì ci vogliono le prove nei tribunali.